Le risorse così reperite hanno consentito di operare, con lo stesso provvedimento, una riduzione del cuneo fiscale sulle famiglie e sulle imprese, volta a favorire la crescita attraverso il sostegno dei redditi medio-bassi e a rafforzare la competitività delle imprese. A questo proposito, aggiungo, è quantomeno prematuro abbandonarsi a valutazioni sull'impatto dell'introduzione del bonus fiscale a soli 3 mesi dalla effettiva ricezione da parte delle famiglie. Un taglio del cuneo fiscale per produrre effetti significativi sulle decisioni di spesa delle famiglie e di investimenti delle imprese deve essere credibile e permanente. Esso necessita quindi di essere finanziato a regime con misure di carattere strutturale. Questa convinzione sarà riflessa nella legge di stabilità 2015 a cui sta lavorando il Governo.